Nell'elaborazione del piano strategico si è venuta formando, che è l'idea di poter ambire come Montecatone all'avvio del percorso di riconoscimento ad istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Ovviamente questo è un percorso che può essere avviato solo quando le tre, diciamo così, caratteristiche principali di un istituto che si candidi a diventare IRCCS siano formate e strutturate adeguatamente. La prima riguarda l'assistenza e su questo non abbiamo, credo, problemi. La seconda riguarda l'attività in rete e anche questo, per caratteristiche proprie di Montecatone, è un asset molto, molto solido e molto ben sviluppato. La terza valenza riguarda per l'appunto l'attività di ricerca, che non nascondo si è sviluppata nel corso di questi anni a Montecatone, ma ancora non ha quei livelli di solidità tali da poterci considerare, diciamo, tranquilli in un ipotetico percorso di riconoscimento. Per cui abbiamo inteso sviluppare molto, potenziare e sviluppare questa attività. Questo l'abbiamo fatto sia mettendo a disposizione dei nostri medici ricercatori risorse proprie, sia lo dovremo fare entrando in collaborazione con altri istituti, magari già istituti di ricerca riconosciuti, però con altri istituti con i quali sia possibile mettere a sistema le attività che appunto vengono svolte a Montecatone. Sì, gli investimenti sono importanti perché riguardano fondamentalmente l'ambito radiologico e quindi abbiamo un grosso investimento per la strutturazione in questo istituto di una radiologia cosiddetta pesante, quindi l'installazione di una TAC e di una risonanza magnetica di ultima generazione. Questo ovviamente per migliorare la qualità assistenziale, nel senso che i nostri pazienti potranno fruire di queste prestazioni esattamente in sede, a differenza di oggi. Crediamo che la presenza di questo tipo di tecnologia, di diagnostica, serva anche per, oltre che l'assistenza, migliorare anche la qualità della ricerca, nel senso che pensiamo che una parte quantomeno della ricerca che Montecatone dovrà potenziare possa attraversare anche questo ambito. E questo è il primo grosso investimento. Un altro investimento che è proprio sul nastro di partenza riguarda la realizzazione di una nuova area ambulatoriale, nella quale peraltro pensavamo di realizzare anche un ambulatorio chirurgico, dotato anche questo delle tecnologie più adeguate e più nuove che si possono immaginare, perché una parte degli interventi chirurgici a cui vengono sottoposti questi nostri pazienti per lesioni da pressione e per altri piccoli interventi, magari anche di ordine ortopedico, possano essere sviluppati e sostenuti all'interno dell'istituto.